saranno persone all'esterno che non capiranno la vostra malattia. Ora sulle vostre spalle poggia la responsabilità del mondo del dopoguerra. Certamente il film più atteso all'ultima mostra del cinema di Venezia, The Master di Paul Thomas Anderson, non delude le alte aspettative di critica e fan. Il regista di Magnolia ritorna dunque al cinema a 5 anni di distanza dal capolavoro Il Petroliere e lo fa con la storia di Freddy Quell, veterano della Seconda Guerra Mondiale, traumatizzato ed ossessionato, che vaga senza meta precisa per l'America fino a quando non finisce per caso su una nave in rotta da San Francisco a New York. Avevi un comportamento aggressivo dovuto all'eccesso di alcolici. Lei di cosa si occupa? Lì incontra Lancaster Dodd, filosofo, scrittore e fisico, ma soprattutto leader spirituale di una setta chiamata La Causa, che professa la necessità di annullare il lato animalesco di ciascuno di noi e che crede fermamente nella possibilità di accedere ai ricordi dello spirito. Sembri una fonte di ispirazione per lui. Ciò che faremo adesso provocherà in te il bisogno di un'esistenza all'interno di un gruppo. Per fare questo, Freddy deve quindi abbandonare i propri vizi e le proprie necessità, abbandonare il suo desiderio di libertà e soprattutto lasciare indietro, una volta per tutte, i propri ricordi. È a questo che siamo arrivati. Dobbiamo giustificarci. E di cosa? In un film che è quasi un'analisi psicanalitica dei suoi protagonisti e dei rapporti che tra essi intercorrono, a fare la parte del leone non possono che essere le interpretazioni di uno straordinario gruppo di attori. Com'è arrivato qui? E cosa cerca? Se Amy Adams è perfetta nello sfruttare il breve ma significativo spazio a sua disposizione, sono i due protagonisti, premiati entrambi con la Coppa Volpi, ed in particolare i loro potenti ed impressionanti duetti, il cuore dell'intera pellicola. Non dire cosa. Philip Seymour Hoffman è qui ad una delle migliori interpretazioni della sua carriera. Joaquin Phoenix è semplicemente superlativo nell'offrire un'interpretazione profondamente fisica ed animalesca che giunge a ricordarci addirittura il miglior De Niro. Anderson confeziona un film con immagini di rara bellezza e potenza e che, anche grazie al grande lavoro di tutto il reparto tecnico, rappresenta di fatto il cinema statunitense al suo meglio e conferma così il suo autore tra i massimi esponenti viventi. Forse è una causa persa. O forse è pazzo.